Amici sportivi di Spezio 5, siamo qui con Fabio Nobile, portiere del Don Bosco Caselle. Una vittoria per 5-1 oggi contro lo Sportiamo. Sì, una vittoria importante, dato anche gli ultimi risultati non favorevoli. Una vittoria che ci dà sicuramente morale, dato anche la sconfitta di sabato scorso. Risultato forse un po' troppo largo, però non abbiamo giocato bene. Oggi abbiamo risposto, come ci ha detto il mister, risposto da squadra, uniti, compatti. Non è stato facile perché abbiamo trovato una squadra ben messa in campo, chiusa. Infatti il primo tempo era risultato solo 1-0. Poi pian piano abbiamo cercato di aspettarli, di ripartire veloci. Abbiamo fatto un gran gol sul 2-0, lì forse gli abbiamo tagliato un po' le gambe. E poi pian piano siamo riusciti a prendere le misure anche a loro. Comunque complimenti anche agli avversari perché hanno dimostrato di potersi giocare la salvezza alla grande. Ecco, come mai avete iniziato non benissimo questo 2013? Ma abbiamo avuto un sacco di infortuni, infatti anche oggi c'è ancora Ongari fuori, lo stesso Curcelli ancora fuori, un paio di defezioni, quindi siamo stati un po' incerottati. Già forse l'ultima Savigliano, l'ultima di andata, eravamo un po' già incerottati, però la prima di ritorno ancora di più, paradossalmente, contro squadre come il Fenac, magari poi le paghi. Oggi abbiamo già recuperato qualcuno, però la cosa importante era proprio dimostrare di esserci, perché quando si arriva da 3 KO consecutivi basta poco a ritornare nel fondo della classifica. Invece oggi giornata positiva, partita positiva. Domenico Furfari, giocatore dello Sportiamo, oggi è arrivato un KO di nuovo pesante contro il Caselle. Diciamo che questo KO non ci stava, dopo una bella prestazione che abbiamo fatto contro il Rosta fuori casa, inaspettata, diciamo, una vittoria, diciamo, sofferta con il Rosta, però questa partita è mancata, diciamo, la giusta cattiveria sotto porta. Siamo una squadra giovane, però non è, diciamo, una scusante, perché alla fine dobbiamo sempre migliorare. Cerchiamo di non mollare, anche se ora arrivano partite veramente difficili. Trovate difficoltà sempre negli ultimi metri a fare gol, oggi anche qualche palo di troppo forse. Questi pali, io sono, diciamo, un affezionato ai pali, però oggi non l'ho preso fortunatamente, però diciamo che, non so, vi ripeterò, ma manca, diciamo, la giusta cattiveria, proprio gli ultimi metri ci manca quel pizzico di, diciamo, di furbizia, di anche inesperienza. Cercheremo di rifarci al più presto la prossima partita.